fate come se io non ci fossi, ragazzi, ok? Hello there! Oggi vi faccio vedere che cosa c'è nella mia borsa da spiaggia. Io non sono proprio una ragazza che va molto in spiaggia, anzi per niente, ma una settimana all'anno vado in Toscana con la mia famiglia e i miei amici e lì devo essere per forza una che ama il mare perché ci stiamo tutta la giornata. Quindi per quella settimana lì organizzo la mia borsa da spiaggia e vi faccio vedere in che modo. Questo video lo faccio in collaborazione con Giorgia, che il suo canale si chiama Giorgia's Channel. E sono felicissima di questa collaborazione perché la seguo da tanto tempo e finalmente facciamo un video insieme. Quindi ovviamente qui sotto nella descrizione trovate il link per andare a vedere il suo video e nel suo video ovviamente vi mostrerà anche lei la sua borsa da spiaggia. La mia borsa è questa qui ed è molto molto in stile del mare, della spiaggia, perché è a righe blu e bianche. Ed è la Hollister, l'ho comprata alla Hollister però un bel po' di tempo fa, quindi non so se trovate ancora esattamente questo modello. Comunque ora vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Ovviamente ci sono le cose più basilari come il telomare, e io ho un sacco di telomari perché durante la mia lunga vita ne ho comprati sempre un sacco, perché mi piacciono, come mi piace portare in spiaggia dei telomari sempre particolari. Comunque questo qui è quello che avevo adesso ed è questo con lo sfondo azzurro e tutti i fiori, che tra l'altro è uno che ho da tantissimo tantissimo tempo, lo usavo anche quando ero più piccola e mi piace sempre perché è bello estivo. Ovviamente anche le infradito, queste qui sono, mi piacciono un sacco perché sono eleganti ma sono allo stesso tempo delle normalissime infradito, e sono nere con i pois bianchi, e queste sono di Dolce & Gabbana. Il mio costume, io ho dei problemi seri con i costumi perché ogni anno... Questo era un riso tuo? Sì. Papà, stai zitto. Sì, ho dei problemi seri. Questo è il mio costume, a me piacciono un sacco i costumi, infatti ne ho un sacco, però ogni anno non mi piacciono più quelli che ho comprato l'anno prima, perché io, diciamo, voglio sempre cambiare i costumi. Però questo rimane comunque un costume che mi piace da morire, perché ci sono i fiori e sono rosa, quindi è perfetto. E anche il pezzo sopra è davvero carino, fatto così, con al centro questo laccetto che poi bisognerebbe legare a fiocco. E ha una fantasia che io veramente amo da morire. E anche questi due, perché erano venduti staccati, li ho presi da Hollister. Questa borsa è abbastanza grande per contenere un altro contenitore. Questo contenitore è bellissimo, veramente bellissimo, perché è a forma di un Hello Kitty gigante. È tutto brillantinato, cioè è bellissimo veramente, con le orecchie, il fiocco e gli occhi, il naso, veramente mi piace tantissimo. E non so neanche dove me lo sono presa, perché l'ho ritrovato da un giorno all'altro nel mio armadio e me lo sono tenuta, però ce l'ho da tantissimo tempo veramente, e mi piace da morire ed è utilissimo per la spiaggia perché è tutto impermeabile. Infatti qui dentro ci tengo tutte le cose che non dovrebbero toccare l'acqua. Innanzitutto i miei fidantissimi occhiali da sole che ho comprato a Dublino, e sono questi qui che vi ho già fatto vedere e mi piacciono da morire per il dettaglio oro, che a me veramente piace un sacco. E li tengo qui dentro, che è un portaocchiali da sole di Zara ed è rosso, che a me piace da morire il rosso. Poi ovviamente il portafogli, e ormai questo è inseparabile, l'ho comprato a febbraio da Stradivarius. E ho visto che sono andata oggi da Stradivarius, e da Stradivarius c'era, quindi lo trovate anche in Italia. E mi piace veramente tanto tanto tanto, è comodissimo, e tra l'altro è abbastanza grande per contenere la carta d'identità, quindi veramente bello. E poi è di un colore rosa, che è una sfumatura che io amo. Ovviamente la macchina fotografica, questa qui è la macchina fotografica compatta digitale che utilizzo per fare i vlog, ed è sempre della Canon. E ovviamente me la porto perché farò dei vlog quando andrò in Toscana in vacanza. Quindi se non siete ancora iscritti al canale dei vlog, c'è il link qui sotto, andate a iscrivervi anche quel canale, perché vi riempirò di vlog quest'estate, ovviamente fatti con questa fantastica macchina fotografica. Infine ho un'altra piccola pochette, piccolo contenitore. Questo l'ho preso da H&M un sacco di tempo fa ed è carino, molto bello. All'interno, lo avrete capito tutti, c'è il mio telefono, e adesso ha su una cover di Bershka che a me piace molto perché ricorda veramente l'estate, perché ha questi colori molto accesi e poi un bel pappagallo. E insieme ci sono le cuffiette, che sono ovviamente inseparabili dal telefono, perché quando sono in spiaggia
uso sempre le cuffiette per ascoltare la musica e leggo anche tantissimo. A me piace leggere, ma non lo faccio molto spesso. E quando vado in spiaggia, quando vado al mare, per quella settimana lì riuscirei anche a leggere 3 libri se mi impegno, perché veramente passo tutto il tempo a leggere o ascoltare la musica. E l'ultima cosa che metto dentro quel grande contenitore di Hello Kitty è anche un burro cacao, perché ovviamente il burro cacao serve sia d'inverno ma anche d'estate per le labbra. E questo che ho io è IOS, quello che credo avrete visto già in tante, che ha questa forma particolare per essere un burro cacao, e questo ha il gusto di menta. In Italia purtroppo non si trovano, ovviamente, infatti questo l'ho comprato in America ed è IOS. Poi ovviamente c'è anche bisogno della crema solare, che io ora non ho qui, però io solitamente utilizzo la 50 o 50 più, perché voglio mantenere la mia pelle bella chiara, perché io avrei una pelle che al sole subito si abbronza, cioè diventa scura facilmente, però io preferisco tenere la pelle chiara, quindi sto sempre all'ombra sotto l'ombrellone e sempre con la crema solare. Il video è finito, spero che vi sia interessato guardare che cosa c'è nella mia borsa da spiaggia. Se volete altri consigli, se volete vedere ancora altri video su questo argomento, qui sotto nella descrizione c'è il link per andare a vedere il video di Giorgia su Giorgia's Channel, e andate a guardarlo perché veramente è un canale che a me piace davvero. E inoltre qui nella descrizione trovate anche tutti i link, quello dell'altro canale, come vi ho già detto, dei vlog, trovate anche il link per andare a leggere il mio blog e poi tutti gli altri link dove potete contattarmi, bla bla bla. E se vi è piaciuto questo video, ovviamente non dimenticatevi di mettere mi piace e commentatemi qui sotto dicendo se ho dimenticato qualcosa, se aggiungereste qualcosa, oppure fatemi sapere che cosa c'è nella vostra borsa da spiaggia. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, che sarà ovviamente molto presto. Ciao!